Abbiamo appreso della tristissima notizia della scomparsa di Giuliano Prasca. Siamo con Giorgio Lo Giudice, giornalista come Giuliano Prasca e dirigente WISP negli anni 60-70 come Giuliano Prasca. Siamo qui in un posto che sarebbe piaciuto a Giuliano, ovvero un campo sportivo. È appena terminata una iniziativa di sport sociale per tutti con la WISP e col Club Atletico Centrale e tanti altri, legata alla Corsa di Michele. Allora, Giorgio Lo Giudice, chi era Giuliano Prasca? Raccontaci un po' il suo profilo. Non è facile. Giuliano è stato un personaggio polivalente. È nato come politico, uomo che ha sempre fatto politica partendo dalla base. È stato un giornalista impegnato. Non a caso ha lavorato su un giornale che adesso non c'è più, purtroppo, ma che è stato capofila a Roma, ha battagliato con il Messaggero per avere il primato qui a Roma e per alcuni tratti lo ha anche avuto. Parlo di Paese, Paese Sera, giornale che ha fatto mille battaglie, che ha provato a svegliare le coscienze delle persone, e Giuliano in questo è stato sempre in prima fila. Da uomo politico, poi lui è stato anche assessore, mi sembra, al patrimonio del Comune di Roma, e lì ha fatto veramente tante battaglie per l'onestà dei politici, battaglie per fare scelte che andassero in favore della gente e non favorissero i clan o situazioni, diciamo, poco chiare, battaglie che lo hanno portato a denunce e a liti e che altro. Non ha mai chinato il capo, è andato sempre avanti sicuro di sé, e ha battagliato, qualche piccola battaglia l'ha persa, ma ha vinto la guerra come uomo morale, e ha seguitato a fare un giornalismo d'avanguardia, a denunciare, e come presidente dell'UISP ovviamente tutto questo lo ha trasportato nell'organizzazione, perché si è battuto il Corri per il Verde, che è stato un atto di denuncia e di dire: qui ragazzi, volete cementare tutta la città, volete togliere il verde, no, queste aree non si toccano, queste aree servono per i giovani, servono per fare lo sport. Ed è stata una battaglia difficilissima, perché l'ha cominciata negli anni 70, quando a Roma imperavano veramente i palazzinari, no? Quelli che riuscivano a cementificare tutto quello che potevano, e quindi sono stati momenti anche quelli di battaglia, di dure lotte, ma anche in questo campo Giuliano è andato avanti imperterrito, le ha fatte le sue battaglie e le ha vinte. Corri per il Verde esiste ancora grazie a lui, ad esempio. E questo è Giuliano, un uomo che non ha mai piegato il capo, perché lo poteva fare, perché poteva andare orgoglioso del suo lavoro, delle sue idee e del provare ad applicarle senza guardare in faccia a nessuno. Grazie Giorgio Lo Giudice. Prego. La tua testimonianza è importante e preziosa, l'abbiamo raccolta a caldo qui in un luogo che probabilmente avrebbe, lo ripeto, sicuramente, fatto piacere. Sicuramente sì, perché Giuliano poi... Lui non era per lo sport agonistico, a volte aveva delle battute anche scherzose, e ci chiamava i fratellini di Alfredo Berra, che era il giornalista che aveva lanciato l'Atletica a Roma, ne scherzavamo, ci ridevamo, però lui era per lo sport, che tutti facessero lo sport, poi a lui non gli interessavano i campioni. Però ha avuto quest'idea fin dall'inizio e l'ha portata avanti finché ha potuto. E poi siamo in periferia in questo momento, Giorgio, certo. Siamo a Tor Tre Teste, una periferia, diciamo, sud-est di Roma, quindi uno dei luoghi importanti per lo sport popolare, per la WISP di Roma e per Giuliano Prasca. Sicuramente sì, perché ricordo quando era assessore lui ha fatto la famosa, proprio lui la chiamava la battaglia per le periferie, cioè fare in modo che questi non fossero dei quartieri così fine a se stessi,
scollati dalla città, abbandonati e senza che ci fosse un minimo di organizzazione, di socialità. E chiaramente lo sport di cui lui si occupava era un polo importantissimo, perché attraverso lo sport tu crei la socialità. Grazie, grazie Giorgio Giudice.